Terre e sapori e vini del Garda, naturalmente per sottolineare quanto sia importante l'approccio della ristorazione con il territorio, con i vini, con i vigneti e con i produttori. Oggi ho Francesca Frezza, grande produttrice di grandi vini del Bardolino e del Chiaretto e della zona del Garda. Oggi abbiamo degustato non solo i tuoi vini ma anche al tuo ristorante La Pampa degli ottimi piatti che Luca ci ha creato e che ci ha presentato. Siamo rimasti con questo Custozza, il passito 2008 che ci ha rinfrancato, anche se a fine pasto uno potrebbe gustare quello che tu proponi come agriturismo, quindi la piscina, il relax, i cavalli eccetera. Mi fa sempre molto piacere venirti a trovare, raccontaci qualche novità. La novità sicuramente ogni anno è una novità, quindi quest'anno siamo molto positivi per quella che sarà la nuova annata e veniamo da una bellissima vendemmia, la vendemmia 2015 sicuramente una delle vendemmie che ricorderemo. E confidiamo in questo anno, i presupposti ci sono, siamo all'inizio, però siamo nella piena e vera e propria ripresa vegetativa e quindi diciamo adesso dobbiamo solamente aspettare, avere pazienza e eseguire un buon lavoro da qui al periodo della vendemmia. Terre, sapori e vini del Garda, siamo in un'altra location importante, siamo al Podere Selva Capuzza, abbiamo casualmente Luca Formentini, proprietario, gestore, insieme anche a Fabio, di quello che è un agriturismo, di quella che è la cantina, una bella cantina con dei vini che già conoscete, ma oggi ve ne parliamo un po' di più, ad esempio di questo Lugana. Lugana che nel 2015 ha saputo raggiungere delle note espressive eccezionali, è stata un'annata davvero fantastica, e un'annata fantastica che aiuta questa continua ricerca nell'espressione dell'identità di questa Turbiana che insieme a questo terreno di argilla e sasso riesce ad esprimere appunto delle note sorprendenti, molto annate. E facciamo un salto nelle tue cantine, nel tuo ristorante. So che Fabio si occupa di quello che è appunto l'organizzazione e tu lo segui da vicino con i vini, come cantina naturalmente. E quali sono i piatti del territorio o comunque quelli che voi proponete ai vostri ospiti? Qui c'è un continuo collegamento con l'aspetto stagionale e questo è il fulcro della proposta gastronomica della Cascina da sempre. Aspetto stagionale, aspetto locale, quindi fornitori tutti si trovano attorno a noi e quello che facciamo nel vino lo trasponiamo esattamente all'interno anche di quello che sono le scelte di cucina, dove quindi la semplicità non viene considerata come povertà di elementi, ma anzi la semplicità viene considerata come l'aspetto che dà potenza e che dà forza a quelle cose che decidi di fare. Quindi un'espressione che come nel vino cerca di essere molto mirata, focalizzata, essenziale. Anche nei piatti l'aspetto più importante non è tanto la lavorazione di cucina, dove è necessario comunque un importante sapere, ma l'aspetto fondamentale è la capacità di scegliere le materie prime e di combinarle. Quindi il cuoco non è soltanto una persona che elabora, ma è soprattutto una persona che sa scegliere le fonti per ogni ingrediente.